La musica, cioè la vera musica, non solo il rock and roll, ti sceglie. È lì che vive nella tua macchina o quando sei solo con la tua cuffia, vedi ponti immensi e panoramici, hai in testa cori angelici. È un luogo assolutamente diverso dall'immenso e benevolo grembo dell'America. È davvero un onore avere di nuovo qui a San Diego per qualche giorno il più grande critico rock del mondo, nonché direttore della rivista Cream, Lester Banks. E Doors, Jim Morrison. È un buffone alcolizzato che si atteggia alla poeta. Mi piacciono i Doors. Ah no, datemi i Gazzù. Almeno loro hanno il coraggio di essere dei buffoni alcolizzati. Il che li rende poetici. Dammi White Light, White Heat. Sua maestà Iggy Pop. Grande. Metto su questo, non c'è neanche questo sulla lista. Lester, fare un po' prestino per metterlo. Non per me. Ok, avete sentito Lester Banks. Io sono Alice Wisdom e questo è Iggy Pop. E così sei tu il ragazzino che mi manda gli articoli del giornaletto della scuola? Sì, sì. Ho fatto anche un po' di roba per una rivista underground locale. Cosa sei, la star della scuola? Mi odiano. Già, li rincontrerai tutti nel loro viaggio nella mediocrità. Comunque tu scrivi veramente bene. È un peccato che ti sia perso il rock and roll. È finito. Finito? È finito. Sei giusto in tempo per il rantolo della morte, l'ultimo singulto, l'ultimo annaspo. Vedrò almeno quello. Già, con cosa scrivi? Con una Smith Corona Galaxis Deluxe. Ti piace Lou Reed? Le prime cose che ha fatto, in quelle nuove vuole imitare Bowie, invece di essere se stesso. Tu ti droghi? No. Bella mossa. Io mi facevo di anfetamine. E a volte di sciroppo per la tosse. Stavo sveglio tutta la notte e scrivevo. Cioè, tipo 25 pagine di scarabocchi. Che so, sui Faces o su Coltrane. Cioè, tanto per scrivere, cazzo. Vabbè, senti, è stato un piacere. Continua a mandarmi le tue cose. Scusa, ma non posso stare sempre con i miei tanti fan. Sì, certo, lo capisco. Ehi, una volta che andrai a Los Angeles, avrai una barca di amici, ma saranno tutti falsi amici. Cercheranno tutti di corromperti con quel tuo faccino onesto. Quelli ti diranno qualsiasi cosa. Ma non si può diventare amici delle rockstar. Ti dispiace se... Se vuoi essere un vero giornalista, un giornalista rock, prima di tutto pagano una miseria. Però le case discografiche ti mandano i dischi gratis. Non c'è niente di te che dia l'idea della contestazione. Guarda che sarà una brutta storia. Ti offriranno da bere. Incontrerai delle ragazze, volerai gratis con loro da un posto all'altro, ti offriranno la droga. Lo so che sembra una svolta, ma non saranno mai tuoi amici. Cioè, quelli vogliono che tu ti segni dei santini sul grande genio delle rock star, ma in realtà rovineranno il rock and roll e soffocheranno tutto quello che amiamo del rock. Dico bene? E poi diventerà solo l'industria del più fico. Cioè, davvero, ti giuro, sei arrivato in un momento molto pericoloso per il rock and roll. Ecco perché per me dovresti tornartene a casa e fare, non so, l'avvocato, per esempio. Ma vedo dalla tua faccia che non lo farai. Posso darti $35. Portami 5 cartelle sui Black Sabbath. Un lavoro? Sì. Sì. Ehi. Devi farti una reputazione, essendo soprattutto sincero e... insomma, molto spietato. Sincero e molto spietato. E se ti metti nei guai, puoi chiamarmi. Vado a dormire tardi.